Era solo questione di tempo prima che accadesse. Questo luogo era veramente promettente. Il nostro scavo è stato trovato da qualche altro cercatore e anche scavato. Benvenuti cercatori d'oro e collezionisti minerali in questo nuovo episodio della febbre dell'oro Gold Rush. Siamo all'episodio 5 della mia quarta stagione. Negli scorsi episodi abbiamo cercato l'oro valle e abbiamo trovato anche ottime località aurifere. Oggi però siamo tornati a monte nel nostro mega scavo e abbiamo purtroppo trovato una brutta sorpresa. Qualcuno è venuto qui al fiume, ha trovato il nostro scavo e l'ha ingigantito veramente parecchio. Nell'episodio di oggi il mio obiettivo è quello non solo di osservare i lavori condotti, ma anche di capire se ci fosse ancora della ciccia, in poche parole dell'oro, ancora pronto ad estrarre. In ogni caso potrebbero averci rubato un sacco d'oro. Oppure no? Avevo grandi speranze per questo scavo. Luca, andiamo a piantare il naso nello scavo? Tanto Luca ne ha trovata già una, ve la mostro subito. Luca, ci crogioliamo nelle piccole soddisfazioni. Dov'è qui nel piatto la pagliuzza? Prima di oggi. Ah, è lì sotto. È un piccolo granuletto. Nei paraggi un po' di oro c'è ancora, non ci hanno tolto tutto, ma questo era scontato perché qui ce n'è un po' tutte le parti. La vera domanda è: il mega scavo contiene ancora dell'oro e di conseguenza allargarlo ulteriormente? Luca, bisogna comunque poi passare anche al ripristino, perché obiettivamente parlando qua è già veramente un mega scavo, un mega lavoro. Per esempio qui sotto, Luca, avevamo fatto lo scolo proprio per rimuovere l'acqua. Adesso c'è un sacco di acqua nel buco che non scola e lo scolo è tutto pieno di pietre. Queste sono tutte sabbie di lavaggio. Bisognerebbe provare anche a ripassarla in canaletta, magari qualcosa è andato perso. Ricapitolando, c'è troppa acqua. E quando dico troppa, dico troppa. Del resto, bisognerebbe aprire un nuovo scolo. Luca, abbiamo da fare un'ispezione. Che lavori sono stati condotti? Prima era come una vasca da bagno, adesso è diventato vasca da bagno e doccia. Però ci sarebbe da muovere quel pietrone lì, non lì l'ha fatto. Affiora un pietrone. Squarto. E lassù c'è un sacco di deposito. Risalendo qua sopra, guardate quanto deposito c'è qua sopra, mentre Luca è là sotto. Secondo me non la guarda. Andato là dietro e visto che è produttivo tutto questo perimetro, ho sentito una goccia. Anch'io. Don't you dare rain today, Mike. No, pioggia. Scendiamo di nuovo nel mega scavo. Cioè, secondo me lì dietro potrebbe sotto esserci qualcosa, vero? Sì. Lo scavo è più grande, sì. È più profondo. C'è troppa acqua, ma quella forse si può scolare e addirittura potrebbe esserci nuovo oro. Però dobbiamo appurarlo al piatto tramite una nuova prospezione. Ci dividiamo i compiti. Io cerco di aprire lo scolo di nuovo dell'acqua a basso livello. Forse da questo dramma possiamo ancora trovare qualcosa di meglio rispetto alle volte scorse. Forse questa era solo la punta dell'iceberg. Adesso ce li vediamo arrivare. Questo è il nostro. Non ci rimane altro che rimettere in attività il nostro scavo. E con la mano spostiamo questi sassi di scarti. Iniziamo intanto già a riempire parte dello scavo, si chiama ripristino e ci permetterà in futuro di avere nuovo oro in questo luogo, forse. Abbiamo già qualche risultato, è solo un rivolo ma è pur sempre un inizio. Un po' di olio di gomito. Invece che aiutarmi a rimettere in attività il mega scavo, da buon prospettore Luca e ha trovato oro altrove, soprattutto con meno lavoro. Rispetto al mega scavo, Luca sta scavando leggermente a monte. È una picker, direi. Si chiama picker perché si riesce a recuperare facilmente e anche uno spessore considerevole. Ed è mia. Belli questi ritrovamenti. Grazie Luca, è stato un piacere. Adesso ce la rubiamo. E invece no, siamo dei bravi colleghi prospector, ma Luca mi indica comunque il piatto di raccolta. Noi facciamo finta di posarla e poi ce la rubiamo. Mi tiene d'occhio, Mi tiene d'occhio. Dove l'hai messa? Va bene, gliela lasciamo. Eccola lì Luca, l'hai vista? Un po' di sana febbre dell'oro. Beh, un po' di acqua sta scolando. Guardate le foglie che si muovono verso lo scolo. Qualche risultato inizia a esserci. Scolo dell'acqua eseguito. Quando siamo arrivati il livello era qui e adesso via via si è già abbassato di ben 5 cm. Anche là prima non affiorava inizialmente. Ci prepariamo al lavaggio dei sedimenti. In particolare piazziamo la canaletta. Detto fatto. E voilà, piazzata. Mega scavo. Scolo. Non direi ancora mega scolo. No, canaletta. Possiamo finalmente iniziare a cercare veramente l'oro. Testiamo sia la ghiaia che rimane disponibile nello scavo e testiamo anche gli scarti di lavaggio degli altri cercatori. Magari hanno perso qualcosa con quelle canaline. Nella ricerca dell'oro bistica non ci sono diritti di prelazione. Ciò che è mio è vostro. Però ciò che trovo di vostro posso anch'io esplorarlo. Non ci disperiamo e facciamo
un test. Vediamo se nel megascavo ci fosse ancora dell'oro. Abbiamo preso un po' di sedimento dal lato interno. Luca, adesso lo setaccia con cura. Poi cura. Lo lava. Speriamo ci sia un po' di oro. Opla. Non è particolarmente grande, ma è pur sempre un inizio. Chissà quanti altri ne hanno trovati, però qualcosa direi che c'è ancora. Diciamo che è da ben sperare. Diamo un'occhiata anche noi però. Facciamo tre tentativi. Tre, test al piatto. Piatto, setaccio, piccone. Qua facciamo il primo test. Qui faremo il secondo test. Mi piacerebbe fare il terzo test là sotto, ma c'è ancora veramente molta acqua. Quindi il terzo test lo faremo negli scarti della canalina. Non la nostra canalina. Gli scarti della canalina degli altri cercatori d'oro. Facciamo un test in questo sedimento qua a lato. E poi acchiappiamo un po' di questa ghiaia. La mettiamo nel setaccio. Interessante questo masso qui. Vediamo se riusciamo a spostarlo. Aha. Lo mettiamo qua a lato. Recuperiamo il sedimento attorno al masso. Diamo una mano col piccone per estrarre i massi più grandi. Prendiamone ancora un po' qua sotto. Primo test. Poi in realtà Luca ha già fatto un test poco fa. Vi ricordate quel puntino? Diamo un'occhiata. Diamo anche un occhio a cosa contiene il setaccio. Questo è il setaccio. Il sedimento continua a essere ricco di ciottoli composti da grafite. La grafite è un minerale composto a sua volta da carbonio ed è un buon indicatore della presenza dell'oro, dove vi fosse questo minerale nel fiume. E non tutti i fiumi contengono grafite. Guardate, tutte queste rocce nere sono composte in buona parte da grafite. Primo test, un buco nell'acqua. Un po' deludente. Ma oggi del resto è la prospezione delle delusioni. Scavo allargato, non da noi. Oro sembrerebbe sparito. È uscita della sabbia rossa rugginosa, un ottimo indicatore. Lo mettiamo nel piatto. Ancora un po', ancora un po'. Ultima sessola. Questo grande granato, oltretutto, è un bel indicatore. Vediamo se contiene questo piatto dell'oro. Secondo test, secondo assaggio. Quanti granati, ragazzi. Quanto c'è qualcosa di interessante. Luca, tu che hai cercato uno scavo più facile e accessibile. Obiettivamente più semplice il tuo lavoro che mi ha dato a me. Ecco, concentrati per guardare il concentrato. Hai visto come è sfrangiato quello lì sotto che si è appena mosso? Luca, li muovi troppo in fretta. E state fermo un attimo. 1, 2, 3 e 4. E questo è solo un piatto. Beh, direi un buon risultato. Dietro il masso ho scavato. Sì, l'ho spostato. In realtà non l'ho spostato. È tutto un complotto. Scherzi a parte, Luca, vieni, spostiamo il masso. Zitto, zitto, mi ruba tutto l'oro. Poi, ragazzi, noi più che altro cerchiamo la speranza di trovare delle pepite d'oro. Questi granuletti sono tutti indicatori che possiamo essere vicini a dei depositi. Come vi faremo vedere nei futuri episodi della Febbre dell'Oro Gold Rush, la mia serie dedicata alla ricerca dell'oro in Italia, è consueto in pianura trovare dei piatti veramente profittevoli. Piatti non sono quelli da cucina, sono i piatti per cercare l'oro e spesso si trovano all'interno 20, 30, 40, 50 pagliuzze. Qua un piatto, trovarne 4, 5 non è molto. Però ragazzi, questo rio in passato ci ha fornito qui sul canale, avete visto numerosi video, pepite da ben oltre un grammo. Quindi queste pagliuzzette, questi granuletti, questi filetti d'oro che stiamo trovando sono un po' come le briciole di pane per arrivare al giacimento aurifero principale. Sa, spostiamo quel masso? Qui a valle non ci ha dato niente il primo test, lì a monte ci ha dato qualche risultato. Chissà che stiamo solamente grattando la punta dell'iceberg. Del resto non avevamo ancora finito i lavori. Adesso con Luca proveremo a spostare quel masso che sembra abbastanza grande. Quello lì. Oh oh. Oh Luca, quanto è grande questo masso. Com'è che più scavi e più diventa grande? Grandi massi, grande oro però. Qua di fianco abbiamo ribaltato questo grande masso. Non dico grande, era grande. Qua sembra essercene uno forse addirittura più grande. Questo sedimento qua è poi da vagliare, eh? Ovviamente mentre scavo, immaginate Luca cosa sta facendo. Vi mostro un esemplare di prospector atto a rubare il sedimento appena estratto. Il prospector è una specie particolarmente interessante da studiare. Nel momento in cui si trovasse un arricchimento, subisce istantaneamente la febbre dell'oro. Scava addirittura con le mani per aggrapparsi a ogni speranza di trovare un tesoro. Fai anche tu una firma per la salvaguardia dei prospector. Una firma è importante, la tua. E qui da Megascavo ci accingiamo a vedere risultati, si spera, futuri, avvincenti, avventurosi, alla ricerca dell'oro in Italia. Luca, fa che ci sia una bella pepitina d'oro. Ecco due puntini d'oro. Ho raccolto le pagliuzzette e c'è anche un granuletto. Direi che il megascavo non è assolutamente da abbandonare. Luca conferma la presenza dell'oro. Ci manca però ancora un piatto in conclusione di oggi. Vediamo se delle canalette avessero perso qualcosa. Direi che lavato ne è stato lavato. Un po' di scarti, taccio, piatto. Poco sedimento pesante. Come immaginavo,
neanche un puntino. Hanno fatto un bel lavoro, ma ci hanno lasciato ancora molto. Qualcosa sapevamo che c'era ancora da trovare, ma chissà quanto ce n'è ancora da scoprire. Direi che di lavori ne abbiamo ancora da fare. Il meteo sta cambiando, la stagione aurifera sta terminando. Nubi all'orizzonte, siamo in autunno in Piemonte. Rime a parte, abbiamo terminato l'operazione di scavo per oggi al mega scavo. Una curiosità rimane. Presumo che torneremo in futuro in questo luogo alla ricerca dell'oro. Chissà se nei prossimi episodi di Gold Rush incontreremo di persona i cercatori. Potremmo anche farci amicizia, scavare insieme, trovare molto oro. E del resto, se hanno trovato lo scavo, probabilmente seguono il canale. Vedendo questo video, hanno visto dove abbiamo trovato l'oro. Vedremo nei prossimi episodi. Quanto oro è stato trovato in nostra assenza? Vi foste persi l'episodio in cui abbiamo trovato l'oro in questo scavo, abbiamo iniziato la prospezione in questo nuovo rio. Ecco qui l'episodio lato. Mi raccomando, buona visione. La canaletta utilizzeremo nel prossimo episodio. Mi hai battuto.